per fare prima questa conferenza stampa, poi successivamente la situazione dell'area camper, quindi parliamo dell'area camper, pensavo che si sbloccasse dopo la variazione di bilancio, ma non si è sbloccato e quindi oggi ho voluto proprio fare questa conferenza stampa per rimarcare il problema che c'è, come voi sapete, perché l'area camper ne parliamo ormai e ne parlate ormai da circa un anno e mezzo o due, e i lavori sono fermi. Arrivo ai lavori, la data di inizio è stata quella del 27/2/2023, con un termine di 60 giorni, quindi data fine lavori 28/4/2023. Dopo diverse sollecitazioni avute sia dai residenti, sollecitazioni anche ricevute da parte dei camperisti, perché vi dico solo questo, i turisti, c'è un turismo per quanto riguarda insomma tutto l'indotto dei camper, dei camperisti, è l'unica stazione di scarico che abbiamo e attrezzata per l'area camper, l'abbiamo tra Pineto e Silvi, e quindi sì, parlo della provincia di Teramo, poi non so se sono Campi sta facendo adesso appunto quest'area attrezzata, e quindi capite bene che chi è di Teramo oppure viene a Teramo poi è costretto a fare oltre 40 km per insomma fare tutte quelle pratiche che i camperisti devono fare per il proprio mezzo, per lo scarico soprattutto dei liquidi. Detto ciò, l'amministrazione comunale di Teramo, diciamo da 6 anni a questa parte, si è sempre contraddistinta per programmazione, e vediamo sul terremoto, sulle scuole, ad oggi non c'è stato, soprattutto sugli edifici pubblici soggetti a sisma non c'è stata nessuna programmazione, come vediamo il municipio, che è diciamo la casa della cittadinanza e dove si svolgono i consigli, la casa comunale è tutta ancora ferma. Si è contraddistinta sulla trasparenza. Ricordo che l'amministrazione comunale, quindi parlo sia della parte politica ma anche della parte degli uffici, al sottoscritto deve ancora delle documentazioni inerenti alla videosorveglianza. Come sapete bene, è stata in alcune parti cambiata le videocamere, e io ho fatto un accesso agli atti per vedere dove sono andate a finire quelle videocamere pagate con i soldi pubblici, e a distanza di 3 anni ancora non ho tutta la documentazione. Questo per farvi capire la trasparenza, ma soprattutto i ritardi anche dei documenti che devono fornire l'amministrazione. Ogni consiglio noi sollecitiamo la segretaria generale, che insomma non ci vengono dati i documenti. Soprattutto su questa problematica vi dico bene che poi quando il giorno mi sono recato, parliamo della fine di settembre, inizio ottobre, perché qui dice che praticamente la data di fine di lavori è il 28/4/2023, salvo proroghe. Poi io la mattina mi sono recato presso gli uffici comunali per insomma prendere tutta la documentazione, prendere visione della proroga. Ho avuto difficoltà ad accedere in maniera immediata questa proroga. All'inizio gli uffici mi avevano detto che c'era la proroga, parlo della stessa giornata. Successivamente è venuta fuori che c'è stata una sospensione e io volevo prendere visione di questo documento. A quanto questo documento mi è stato negato da parte del responsabile, di chi mi doveva fornire il documento, perché aveva un altro impegno, quindi doveva andare via prima. Come sapete, tutti gli uffici hanno un sostituto, oppure gli uffici devono mettere a disposizione anche per il regolamento comunale ai consiglieri presa visione subito, e poi se una richiesta accessa agli atti più complessa 3 giorni, o se ancora più complessa massimo 30 giorni. A quanto, e questo è il fatto più spiacevole, sono andato in contrasto
questo dipendente, questa dipendente, non faccio nomi per la questione di privacy, e a quanto mi sono stato costretto anche a chiamare i carabinieri nella stessa giornata, voi lo sapete, perché praticamente questo documento mi veniva negato. Successivamente ho, insomma, tra virgolette, lasciato anche perdere quel giorno, però ho scritto un'email al dirigente, il quale dirigente successivamente, quindi ringrazio il dirigente del settore, prego, prego, vieni qua, Marco, vieni qua. Mi ha fornito questa documentazione. Quindi ho avuto la sospensione dei lavori dell'area camper. Come voi sapete, questa sospensione dei lavori che è avvenuta, questo documento, loro hanno prodotto questo documento di sospensione il 7 agosto 2023. Io parlo sempre con il condizionale perché non sono un tecnico, quindi io mi fermo ai documenti e alla documentazione che mi hanno fornito. E ai sensi del decreto, dell'articolo 80 del decreto legislativo del 30/2016, che dice chiaramente che la sospensione, in base a questo articolo fornito dal dirigente, quindi del comune di Teramo, avviene per, insomma, come sapete è stato affidato i lavori a una ditta e c'è stata, a distanza di 6 mesi, quindi una cosa che non viene fatta in maniera consona oppure rituale, richiedere i requisiti della ditta, se la ditta aveva tutti i requisiti per prendere questo appalto. Come sapete, a distanza di 6 mesi dall'avvio dei lavori, sembra quasi paradossale, si fa prima che vengono affidati i lavori, si fa delle verifiche in tal senso, però si può fare, anche perché poi dopo 6 mesi devi richiedere nuovamente forma di tutti i requisiti appunto della ditta, quindi sembra usuale fare, anche rischioso, effettuare tali verifiche per vedere se la ditta poteva prendere questo appalto. Quindi io non sono un tecnico, però da quello che si evince dalla sospensione dell'articolo di riferimento parla di questo. Successivamente, in una rete televisiva, in un'intervista appunto fatta all'assessore competente, lui invece proprio afferma appunto in un'emittente locale che la sospensione di questi lavori non è dovuta appunto da l'approfondimento sui requisiti della ditta, ma è dovuta a una carenza progettuale da parte appunto del progetto che ha validato il comune di Teramo. Voi sapete bene che quando si fa un progetto c'è un RUP, quindi che è il responsabile unico del procedimento, il quale RUP, attraverso anche poi con la parte finale del dirigente, avvallano il discorso dopo una serie di verifiche, e c'è anche un sopralluogo preliminare prima che si fa un determinato tipo di lavoro, appunto validato il progetto. Successivamente si rendono conto, attraverso, e adesso ci arriverò, che c'è una carenza progettuale, in particolare di una mancanza di una vasca IMOF. Vasca IMOF obbligatoria già da diversi anni, il quale appunto ci sono due contraddizioni. L'assessore afferma che c'è una carenza nel progetto, quindi il comune ha pagato un progettista, c'è un group, c'è un dirigente responsabile e quindi c'è tutta una parte tecnica che ha validato il progetto. Di fatto invece il dirigente dice, questo sta agli atti, che la sospensione dei lavori non è dovuta a una carenza progettuale, quindi parla di questa vasca IMOF, ma parla di una sospensione della mancanza dei requisiti per quanto riguarda la ditta che ha effettuato i lavori. Quindi va in contrasto la parte tecnica e la parte politica. Premesso che adesso tutta questa mia documentazione andrà in commissione di garanzia e controllo, ho
parlato già con il consigliere Franco Fracassa che farà appunto una commissione in tal senso e faremo tutte le verifiche e non si esclude nessuna azione che noi faremo poi per questa carenza che c'è stata, perché il fatto è che i lavori sono fermi da mesi e quindi questo comporta anche diciamo una mancanza di rispetto anche verso i camperisti, i cittadini e i residenti della zona, vedere un cantiere così fermo. Appunto adesso poi c'è stata una variazione di bilancio per mettere delle somme per una mancanza progettuale e quindi da verificare se c'è anche un danno erariale, metto il condizionale da parte dell'ente. Poi successivamente, perché quando sono andato, punto a capo, quando mi sono recato presso gli uffici comunali e c'è stata diciamo questa mancanza immediata di documentazione, il responsabile al comune di Teramo mi aveva detto che la sospensione, che questo ritardo dei lavori era dovuto per colpa della Ruzzoleti. Io poi successivamente mi sono recato presso la Ruzzoleti per capirci qualcosa in più, ho fatto un accesso agli atti e dall'accesso agli atti, sia dall'interlocuzione che c'è stata comune Ruzzo, ho preso un'altra parte di documentazione. La prima richiesta che fa il comune di Teramo, e questi sono i documenti, la richiesta di individuazione dei sottoservizi interrati, cioè il comune scrive alla Ruzzoleti per individuare soprattutto la rete fognaria, perché loro dovevano, perché lì, se voi conoscete bene la zona di dove deve sorgere la racamper, c'era già degli attacchi e degli scarichi, ok? Sembrerebbe che il comune di Teramo, appunto, quindi uso il condizionale, volesse insomma intercedere con un attacco diretto a questo scarico che loro avevano, quindi in questa area camper, e quindi scrive in primo luogo scrive a Ruzzo. Il Ruzzo successivamente gli dice: alt, perché voi non potete fare usare quel tipo di scarico, perché insomma all'inizio gli indica dove ci avevano le fogne, quindi dove passa, quindi nella parte della rotondina dove c'è insomma l'area della gambalana, oasi, c'è una rotondina per lo svingolo della gambalana. A quel punto il Ruzzo che fa? Diffida attraverso una nota, diffida richiamando un articolo sull'ambiente, diffida la codesta amministrazione comunale a realizzare un allaccio in pubblica fognatura finalizzato allo scarico dei reflui non compatibili con uno scarico di cui la parte terza del decreto legislativo 152.06 del testo unico, e quindi dice chiaramente che non bisogna attaccare assolutamente, in base alla normativa, attaccare direttamente gli scarichi insomma dei camper con la fognatura, direttamente la fognatura, ma c'è l'obbligo di fare una vasca IMOF che deve essere stagna, non deve avere nessun contatto con altre parti, né di ingresso né di uscita, e quindi poi questa vasca IMOF ha bisogno di una manutenzione costante, perché bisogna poi tirare i liquidi, perché sono dei liquidi chiamati speciali, come sono i liquidi dei bagni chimici, vengono trattati nella stessa maniera. E guarda caso questa coincidenza della sospensione dei lavori va, e quindi uso il condizionale, si va a intersecare con la data della sospensione dei lavori, quindi, perché parliamo sempre del mese di luglio, quando c'è anche questa interlocuzione tra Ruzzo e Comune. La cosa più paradossale, perché poi Ruzzo che fa? Il Ruzzo fa anche una verifica a contrasto se quello scarico che è esistente a
attraverso un liquido finisca nella fogna e quindi fa una verifica. È comune scrivere a Ruzzo dicendo di come si sono permessi a entrare senza autorizzazione dentro un'area di cantiere. Quindi c'è anche questa diatriba tra Ruzzo e Comune. Quindi da quello che ho detto e quello che sto dicendo, è chiaro che c'è qualcosa che in quell'area non funziona e perché c'è ancora la sospensione dei lavori. Si evince chiaramente, appunto, uso il condizionale perché da ignorante, non sono un tecnico, quindi adesso approfondiremo il tutto attraverso una commissione speciale che verrà fatta in comune attraverso anche il dirigente e i tecnici, che c'è una carenza, a mio modo di vedere, proprio tecnica. Perché? Perché, ripeto, per fare un area camper sono 3-4 le cose principali. Uno, che l'area sia in piano, quindi che non sia in pendenza. La seconda, che abbiamo un attacco Enel. La terza, che c'è un attacco per l'acqua. E un terzo, un quarto, è lo scarico fognario. Quindi si evince, poi in base alla normativa, che il comune evidentemente si è dimenticato di fare una vasca IMOF, prendendo la scusa poi della sospensione dei lavori per la verifica della ditta. Questa è la pura verità. I documenti sono qui, sono a vostra disposizione, perché si evince, come ripeto chiaramente, una verifica si può fare, ma cioè, non è da prassi che il 7 luglio, a fronte dell'inizio di lavori di febbraio, dopo 6 mesi si fa una verifica dei requisiti per vedere se la ditta poteva prendere i lavori o meno. Mi sembra paradossale e assurdo. Si fa prima questa verifica, quindi è una scusa per mascherare una mancanza di progettazione. Adesso poi gli atti sono qui, i dati sono qui, e ognuno se ne assumerà le proprie competenze per se c'è un errore e se questo errore poi va diciamo nella direzione di un danno erariale, perché ripeto, si è stata fatta una variazione di bilancio per una carenza a monte, quindi il tecnico non è che poteva non sapere. Il tecnico, ripeto, non entro nel particolare perché è una cosa fondamentale e principale, appunto, di questa vasca IMOF. Quindi poi se ci sono domande, questo è il punto. Scusami consigliere, ma ti risulta che il progetto è stato adeguato adesso? Cioè dopo che la Ruzzoletti ha detto... Allora, Ruzzoletti è un certo punto, non so nulla, in tal senso non so nulla, perché la Ruzzoletti, prego, Marinella, la Ruzzoletti scrive, che dice, ecco qua, dopo che c'è stata questa interlocuzione, la Ruzzoletti dice, assegna un termine pari a 20 giorni di ricevimento della presente per la modifica e la realizzazione di manufatti esistenti, e quindi ad oggi non c'è stata nessuna modifica perché i lavori sono fermi e non si è stata fatta nemmeno questa vasca lì, non c'è nulla adesso, ad oggi. Quindi i lavori sono fermi e ripeto, queste cose di una carenza progettuale non lo dice Luca Corolla, non lo afferma in un'intervista in una rete televisiva l'assessore Valdo di Bonaventura, assessore competente, quindi lui già afferma che c'è una carenza nel progetto. Quindi io ripeto le sue parole, e dalla verifica fatta emerge proprio quelle parole dell'assessore, che c'è una carenza di progettuale. Quindi io in base a quella documentazione che ho e quello che ho visto, appunto, ripeto, condivido quello che dice l'assessore Valdo di Bonaventura, però sappiamo che noi facciamo politica, quindi l'assessore ha una linea, e quindi l'assessore, se c'è un errore tecnico, deve anche provvedere, tra virgolette, a verificare il perché di questa problematica, anche perché, ripeto, non è che però l'assessore fa un errore, perché quando parla da poco che è cambiata la normativa, no, la normativa ci sta da almeno 10 anni sulle vasche di IMOF, che bisogna farlo obbligatoriamente nelle aree camper, quindi non è cambiata da poco, questa è una scusante per una carenza loro. Poi ci sono altre domande, io ripeto, ho fatto tutta l'accesso agli atti con grandissime difficoltà, perché ripeto nuovamente, l'amministrazione ogni volta ritarda, è un sistema ormai che è usuale di ritardare all'opposizione, l'opposizione fa una politica di controllo e ahimè
fosse l'opposizione. Noi siamo poi un'opposizione attenta, soprattutto io e il collega anche Tiberi, che oggi non c'è perché è fuori. Noi come Fratelli d'Italia, io da quando sono entrato nel partito, c'è Marilena, qui sono poi da sempre, ho attenzionato i problemi e oggi voglio anche, colgo l'occasione che ci siete voi della stampa, di togliermi alcuni sassolini, perché alcuni della maggioranza, alcuni assessori affermano che io sono monotematico, che io forse evidentemente da fastidio, diciamo, la mia politica azione puntuale, io ho trattato in tutti questi anni diversi temi, dalla videosorveglianza, ripeto, ancora carente, ci sono stati atti vandalici, furti, e grazie alla videosorveglianza oggi sappiamo chi ha rotto il busto ai tigli, chi, ecco, l'ultimo incidente stradale, grazie alle telecamere private si è individuato chi era, quindi non come diceva l'assessore passato della videosorveglianza, io facevo terrorismo, che io di qua e di là, che bisognava lasciare la chiave fuori al portone, vediamo che è successo a Villa Mosca, ne pensavo, poi evidentemente non è una colpa, ma l'amministrazione ha fatto marcia indietro e ha lavorato sulla videosorveglianza, anche perché non è che ci vuole la scienza di Solomone, io sono la scienza di Solomone, vediamo i fatti che succedono in Italia e nelle parti delle città, stesso numero di abitanti della città di Teramo, ad oggi Teramo è ancora tranquilla relativamente, però l'andamento è quello di avere più controllo e più sicurezza, perché lo Stato investe sulla videosorveglianza e sulla sicurezza.